Eccoci qua, dietro di me, la vedete? Eccola lì, la grossa divetta. Siamo nel territorio di Oltre il Colle e stiamo salendo attraverso una molto pendente strada asfaltata. Oggi cercheremo finalmente di raggiungere il Pizzo Arena. Quindi ci aspettiamo in quota di trovare un po' di ghiaccio. Adesso vi faccio vedere questa simpatica stradina con una pendenza media di circa il 13%. Siamo in località Sapla, sprogo sopra a Rifugio Sapla. Come vedete, questo è il parcheggio, la strada asfaltata finisce qui e questo è il parcheggio che avremmo voluto usare noi e che verosimilmente è aperto solo in estate. L'ordinanza comunale parlava di chiusura all'11 novembre. Stiamo risalendo la montagna, siamo a quota 1468, siamo poco sotto a Rifugio Capanna 2000, stiamo risalendo la montagna lungo quella che era o doveva essere una pista da sci. Laggiù, per chi lo vede, aspettate che zoomo, laggiù, come vedete, quel capanno, che non è un capanno che si vede, era la stazione di valle di quella che o era o sarebbe dovuta essere una cabinovia. Allora, abbiamo raggiunto Rifugio Capanna 2000, che vedete lì sotto, dovreste vedere, eccolo lì. Siamo a quota 2000 metri, 1967 secondo il Garmin. Dietro di me, come vedete, la bruttura qui dietro è la stazione di monte di quello che era o sarebbe dovuto essere l'impianto di risalita. Adesso noi proseguiamo e in cresta cercheremo di raggiungere la vetta del Pizzo Arena, la cresta della via normale del Pizzo Arena. Iniziamo la nostra asinata. Siamo all'incirca a metà salita. Da qui la vista migliora, come sentite c'è un bel ventino gelido, ma abbiamo trovato questa stranezza qui, solo in questo punto, praticamente questa roccia che sembra quasi vulcanica. Da qui il panorama migliora ancora di più, la vista anche, c'è un po' di foschia, ma laggiù si vede il Resecone e lì il Pizzo dei Tre Signori. Io ho messo i guanti perché c'è un bel vento gelido. Questo qui davanti a noi, Monte Menna. Scusate se vedete il movimento, ma non ho montato lo stabilizzatore per fare questo veloce video. Claudia continua a salire sul sentiero della via normale e la vetta dovrebbe essere là dietro, dove vedete quei due ragazzi lì sopra. Eccoci qua, dietro di me la vedete? Eccola lì, la grossa divetta. Ci siamo arrivati, ma siamo tornati giù perché c'era più vento di quello che c'è qui un po' più in basso. Allora, 1400 metri circa di dislivello, siamo a quota 2534, c'è un bel vento. È stata una bella escursione un po' sopra le righe per il passaggio nel canalino. L'ambiente al Pizzo Arena è molto roccioso, molto severo, non è sicuramente un'escursione per tutti. Procederemo ritorno la stessa strada dell'andata e se faremo in tempo magari ci fermeremo anche a bere o mangiare qualcosa di caldo qui sotto al Capanna 2000. E dal Pizzo Arena per adesso è tutto e ci vediamo magari più tardi durante la discesa. Ciao! Allora, eccoci qua di nuovo, lì dove vedete la neve,
c'è il canalino, noi siamo di nuovo all'uscita, siamo fermati un attimo per far abbassare un po' il livello dell'adrenalina e perché qui c'è meno vento e ce la godiamo un po' al sole, al tepore del sole. Può essere una buona via di scuola in estiva. Adesso riprendiamo, abbiamo abbassato un po' il livello dell'adrenalina e ci dirigiamo a Rifugio Capanna 2000. Eccoci qua, quindi il tramonto sta arrivando, lì davanti Cima Grem, laggiù Claudietta e di qua l'Alben e poi la grande Goldi che sta arrivando da questa parte. Noi proseguiamo la nostra discesa a valle e magari ci rivediamo giù dalla cattedrale vegetale. Se non dovessimo vederci alla cattedrale vegetale perché magari siamo corsi via verso il primo bar di Oltre il Colle o di Zamblalta da Marco e Claudietta e dal Pizzo Arera di su è tutto anche per questa volta. Vi lascio tutte le informazioni qui alla fine del video sull'escursione con tutti i dati, i numeri che piacciono a molti e soprattutto la traccia con il QR code che potete inquadrare e potete scaricare da TrailForks. Ciao!